Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto al nostro ventennale, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in tutti questi anni e che vedo numerosi, molto volentieri, ringrazio tutti gli ospiti che ci onorano della loro presenza e do subito la parola al Presidente della Fondazione Matteo Ricci, dottor Renato Crepaldi. Buongiorno a tutti, ringrazio della partecipazione a questo importante congresso il dottor Giancarlo Pizza, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatrici di Bologna, il dottor Rodolfo Giannani, in rappresentanza del Ministero della Salute, il professor Shi Xinguang, che è il console cinese a Milano, il professore Jianping Liu dell'Università di Pechino, la dottoressa Wang Li dell'Università di Shanghai, il dottor Ramon Maria Calduc, vicepresidente della Fondazione Europea di Medicina Tradizionale Cinese di Barcellona, la professoressa Christine Wade della Columbia University, il professor Cooper, Università di California in Los Angeles. Io ringrazio di questa partecipazione e veramente darei la parola per un saluto ai nostri illustri ospiti. Iniziamo con il dottor Alberto Ortolani, direttore della sede di Roma della Fondazione Italia-Cina. La Fondazione Italia-Cina è una fondazione recente, è stata costituita 2 anni fa, con l'intento di creare una cabina di regia nei confronti della Cina per le attività economiche, culturali, sociali, tra cui anche la medicina tradizionale cinese e quindi anche il discorso legato alle erbe, che interessa molto, che interessa soprattutto la nostra industria farmaceutica. Io do un consiglio, cerchiamo di presentarci in maniera univoca come paese, perché purtroppo anche nel vostro settore, nel nostro settore, siamo abituati a presentarci cinesi, ognuno per i fatti propri. Questo non è più possibile, bisogna che ci mettiamo in testa di presentare il sistema paese in maniera univoca, anche per la medicina tradizionale cinese. Vi ringrazio, sono stato molto contento di essere qui e speriamo che il rapporto tra la Fondazione Italia-Cina e la Fondazione Matteo Ricci abbia una continuità proficua come noi ce lo auguriamo tutti quanti. Grazie. Adesso la parola al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Bologna, il dottor Giancarlo Pizza. Buongiorno a tutti. L'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bologna si è onorato di dare il proprio patrocinio a questo importantissimo convegno. L'Ordine si è assunto l'onere di collaborare affinché la vostra medicina diventi la nostra medicina. Voi avete un compito difficile, siete in frontiera. La frontiera è un luogo infido. Voi dovete aiutare l'Ordine di Bologna e gli ordini dell'Emilia-Romagna che si sono assunti l'onere, l'onore e il compito di collaborare alla stesura del progetto di legge che la Regione invierà alle Camere. Voi avete l'onere di essere i primi critici di voi stessi per avvicinare il vostro linguaggio al linguaggio dei sordi di oggi. Voi avete numeri, dati, fatti. Esponeteli in un linguaggio che le nostre orecchie possono capire. L'Ordine di Bologna ha fatto una commissione di medicine non convenzionali ed io, che sono un medico convenzionale, mi ci sono infilato con l'unico compito di guardare bene quello che si verrà fatto, quello che verrà proposto. Quindi vi chiedo di aiutarci a proteggervi, perché voi siete in frontiera e la frontiera è difficile. E vi auguro buon lavoro. Grazie al Presidente dell'Ordine di Bologna per il suo impegno nei confronti delle medicine non convenzionali, per quello che ci riguarda in particolare l'agopuntura. Darei la parola al dottor Giannani Rodolfo, dirigente del Ministero della Salute e consigliere ministeriale per i rapporti Italia-Cina nell'ambito della formazione. Leggo il discorso per il direttore di Dipartimento Claudio Mastrocola, che rappresento in questo momento. Gentile Presidente Giovanardi, gentili autorità,
convegnisti, colleghi invitati. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Giovanardi per avermi invitato a questo congresso e sono davvero dispiaciuto di non essere con voi per motivi di carattere personale, dei quali ho già informato l'amico Carlo. Questo convegno, che si svolge nel ventennale del congresso della Fondazione Matteo Ricci, credo che si inserisca perfettamente nell'ambito degli attuali rapporti tra il governo italiano e il governo della Repubblica Cinese, i quali hanno intrapreso un percorso di integrazione tra le due rispettive medicine, quella occidentale e quella tradizionale cinese. Nell'affrontare le tematiche relative a questo procedimento, che mi è stato affidato prima nella funzione di direttore generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie ed attualmente come capo del Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute, l'iniziale approccio, condizionato dagli inevitabili aspetti di natura burocratica, si è avvalso del progressivo entusiasmo mio e dei miei collaboratori. Il fattore umano ha quindi consentito il raggiungimento dei risultati che, al di là delle indicazioni contenute negli accordi sottoscritti dai ministri dei governi dei due rispettivi paesi, sono stati recepiti ed accolti da tutti coloro i quali, da entrambe le parti, si sono impegnati nel progetto. Come sapete, il Master di Integrazione della Seconda Facoltà di Medicina alla Sapienza di Roma Sant'Andrea è stato avviato dal 27 aprile 2006 e alla fine dell'estate, di quest'estate, partirà anche quello analogo della Facoltà di Medicina di Milano. Questi Master, che daranno luogo per la prima volta a un diploma approvato dalle autorità italiane e dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese, sono frutto di una costruttiva collaborazione tra varie istituzioni: la State Administration of Traditional Chinese Medicine, il Ministero della Salute cinese, il Ministero della Salute italiano, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, la Fondazione Italia-Cina e la FISA. Nell'ambito di tutte queste componenti ritengo doveroso ringraziare in questa sede la FISA per il prezioso contributo offerto in seno al Comitato Congiunto Italia-Cina, che è stato costituito alla fine del 2004, che ha operato in Italia e in Cina, e per l'apporto formativo che la FISA sta offrendo per la realizzazione sul campo dei due master che stiamo citando, dei due master intergovernativi. Sono consapevole del fatto che l'integrazione tra le due medicine, quella occidentale e quella tradizionale cinese, è appena cominciata e che il percorso è ancora lungo. È anche vero che vi sono ancora molti ostacoli da superare. Tuttavia la mia fiducia nelle istituzioni e in tutti gli attori del procedimento, sia pubblici sia privati, mi rende ottimista sull'esito di tutte le iniziative in corso. Un caro saluto a Carlo Maria Giovanardi, auguri di buon lavoro a voi tutti. Grazie al dottor Giannani. Il dottor Giannani ha fatto cenno al master di secondo livello che si è per attivarsi a Roma, e in questo contesto vi leggo una breve lettera del professor Paparo, che è il direttore appunto del master di secondo livello. Presidente, autorità, colleghi, impegni di lavoro istituzionali mi tengono lontano da questo evento, ma con queste righe vorrei porgere a tutti i congressisti il mio saluto personale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Come saprete, l'impegno della Facoltà di Medicina di Roma verso le medicine scientificamente avvalorate si è anche concretizzato con l'istituzione di un master di secondo livello, giunto quest'anno alla seconda edizione. La prima, dal titolo Agopuntura in Medicina Interna, ha ottenuto un discreto risultato ed è servita anche da cassa di risonanza culturale e divulgativa. Quest'anno, grazie ad un accordo fra il governo italiano e quello cinese ed il link rappresentato dalla nostra facoltà, il master è diventato integrazione tra la medicina tradizionale cinese e la medicina occidentale. La novità è rappresentata proprio dall'impostazione culturale di confronto fra le due medicine, quindi dalla presenza di docenti cinesi ed infine dallo stage in Cina a carico delle istituzioni coinvolte nell'iniziativa.
L'opportunità che abbiamo è intuibilmente notevole perché fa emergere ed istituzionalizza una cultura per troppo tempo sottostimata. Questi risultati sono stati possibili anche grazie alla collaborazione attiva della FISA, rappresentata dall'amico Carlo Maria Giovanardi e da tutti gli aderenti. Nuovi scenari si aprono nella medicina del prossimo futuro. L'importante per noi è trovarci all'appuntamento. Professor Barbaro Samuele Paparo. Lo ringraziamo di cuore. Chiamo ora a parlare il console di Milano, console a Milano della Repubblica Popolare Cinese, il professor Shi Xin Guang. Honorable Dr. Renato Crepardi, the President of Fondazione Matteo Ricci. Honorable Dr. Carlo Maria Giovanardi, Direttore Scuola Matteo Ricci. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I am very happy. Sono molto felice e onorato di essere qui con voi. To be here with you as a come rappresentante del governo cinese per essere testimone di questo importante evento. La Fondazione Matteo Ricci è una delle più antiche istituzioni che si è impegnata nello sviluppo dell'amicizia e della collaborazione con la Cina. Per 20 anni la scuola ha formato centinaia di medici nell'agopuntura per trattare i vostri pazienti con la scienza tradizionale cinese, secondo questa antica cultura orientale della medicina e creando una mutua comprensione tra italiani e cinesi. Desidero ringraziarvi moltissimo e augurare un lavoro di successo. Devo cogliere questa opportunità a nome del governo cinese per congratularmi e fare i miei auguri per l'apertura di questo evento. Vi auguro un incontro di grande successo che porti a risultati interessanti e che porti a una collaborazione e uno scambio mutuo con la vostra controparte cinese. Inoltre, le mie congratulazioni per gli sforzi che compiete per la collaborazione tra queste due culture. Complimenti, auguri, grazie a tutti. Grazie al console cinese che ci ha permesso di avere questi rapporti con la Cina e di avere i saluti del governo cinese. Chiamerei il professor Jianping Liu, professore di Evidence-Based Medicine, Chinese Medicine, presso la Beijing University di Medicina Tradizionale Cinese. Good morning, buongiorno, cari colleghi e professori e studenti. È un onore per me essere qui oggi. E ringrazio la Fondazione Matteo Ricci per avermi invitato a presenziare a questo congresso. Come ben sapete, la medicina tradizionale cinese fa parte del sistema di assistenza sanitaria in Cina. E il nostro governo incoraggia l'integrazione tra la medicina cinese e la medicina occidentale nell'assistenza sanitaria. Tuttavia abbiamo alcuni svantaggi. Uno di questi svantaggi è che ci troviamo di fronte a grandi pressioni da parte delle più grandi compagnie farmaceutiche. Quindi lo sviluppo della medicina cinese subisce questa forte pressione, questo è uno dei problemi. Inoltre abbiamo alcune sfide davanti a noi. Siamo nell'era della medicina basata sull'evidenza. Tutte le pratiche mediche devono essere basate sull'evidenza. E questa cosa richiede una valutazione di qualunque intervento sia nel campo della medicina cinese che nel campo della medicina occidentale. Quindi una delle sfide è quella di produrre studi clinici di alta qualità. Un'altra sfida è quella di diffondere la conoscenza della evidence-based medicine. Inoltre dobbiamo fare degli sforzi per ampliare la presenza dell'evidenza nella nostra pratica clinica corrente. Questa è una delle ragioni per cui dobbiamo porci davanti al problema di come evidenziare efficacia nella medicina tradizionale cinese. Quindi sono entusiasta di poter discutere con voi di questo argomento. Grazie al professor Liu. Chiamo la dottoressa Wang Li, ginecologa,
del Dipartimento di Medicina Integrata dell'Università di Fudan di Shanghai. Molti ringraziamenti alla Fondazione Matteo Ricci e al dottor Crepaldi per avermi invitata. La collaborazione tra l'Italia e la Cina ha una storia molto lunga e la medicina tradizionale cinese è una componente estremamente importante della cultura cinese. La medicina tradizionale cinese ha garantito la salute dei cinesi per migliaia di anni e finora è largamente utilizzata in Cina. Dal 2000 abbiamo avuto una collaborazione stretta con l'Italia. Questa collaborazione riguarda la medicina tradizionale cinese nel campo ginecologico. Abbiamo già prodotto numerose ricerche. Una sorpresa è aver constatato l'enorme diffusione della medicina tradizionale cinese in Italia. Molti medici qui in Italia sono interessati nella medicina tradizionale cinese e nell'agopuntura. E molti pazienti, in particolare donne, desiderano provare la medicina tradizionale cinese. E io mi auguro che ci sia sempre maggiore collaborazione tra l'Italia e la Cina in questo settore. Penso che sarebbe estremamente utile per lo sviluppo e la diffusione della medicina tradizionale cinese. Grazie, many thanks. Grazie. Ho il piacere di presentarvi un amico, il dottor Ramon Maria Calduque, vicepresidente della Fondazione Europea di Medicina Tradizionale Cinese di Barcellona e vicepresidente del PEFOZ, che è la Pan European Federation of Traditional Society europea, che è una federazione delle più importanti associazioni e scuole di agopuntura europee. Onorevole Presidente della Fondazione Matteo Ricci, dottore Renato Crepaldi, onorevoli autorità di competenza qui presenti, stimati colleghi, è un onore per me essere qui al giorno d'oggi e poter condividere con voi questo 20° congresso internazionale di acupuntura. La nostra presenza qui è per un agreement entre le nostre due fondazioni e per questo motivo ho portato una placa commemorativa dell'evento che sarà entregata al Presidente della Fondazione Matteo Ricci, il dottore Renato Crepaldi. Questo agreement è conseguenza fondamentalmente dell'impegno, della personalità e della relazione personale internazionale del dottore Carlo Maria Giovanardi, a cui ringrazio per aver arrivato fino a qui. Grazie. Congressi come questi non solo ci danno l'opportunità di imparare e di intercambiare esperienze, ma inoltre ci permettono di mettere in confronto le nostre conoscenze e di creare i legami personali a livello internazionale, i quali sicuramente ci portano un benefico ritorno del nostro ambito professionale e soprattutto in beneficio dei nostri pazienti e dei nostri studenti. Per non allargare vorrei dire, come si dice nel mio paese, e lo dico in spagnolo, quien no es agradecido no es bien nacido. In questo senso vorrei ringraziare l'organizzazione di congresso per avermi invitato a condividere questo momento con voi. Grazie mille. Adesso chiamo la professoressa Christine Wade, direttore associato del Richard Inda Rosenthal Center per la medicina complementare e alternativa della Columbia University di New York. Buongiorno a tutti. Thank you very much. Ringrazio la Fondazione Matteo Ricci per avermi invitato a questo congresso e sono molto felice di presenziare a questo importante evento.
this Congress. Faccio anche i miei auguri per il ventesimo di questa iniziativa, iniziativa che è estremamente importante e stimolante. I have been involved with traditional Chinese medicine for 20 years. Da 20 anni mi occupo di medicina tradizionale cinese e ho incontrato questo punto di incontro tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Interpreter between the two systems in the United States. For the past E negli ultimi 10 anni si è creato un altro incrocio molto importante, quello tra la medicina tradizionale cinese e la medicina basata sull'evidenza. Credo sia un momento molto importante e stimolante perché permette di raccogliere molte informazioni che possono essere utilizzate e incorporate in entrambi questi sistemi scientifici. Credo che esista una metodologia di ricerca per ogni domanda che ci poniamo nella ricerca e che dobbiamo modellare attentamente questo tipo di ricerche. Sono molto entusiasta di poter discutere di questo con voi e con i colleghi cinesi. Grazie. Ospite straniero, è un onore per noi avere qui il professor Edwin Cooper, direttore del Evidence Based Complementary and Alternative Medicine Journal dell'Università di California di Los Angeles. Il Presidente del Congresso e gentili colleghi, sono molto felice di essere di nuovo qui a Bologna e vi porto i saluti anche da parte dell'Università della California di Los Angeles, meglio nota come UCLA, una delle più grandi università degli Stati Uniti. Vi porto anche il saluto del UCLA Centro di Collaborazione per la Medicina Integrata. Abbiamo diversi centri che si occupano della medicina orientale occidentale, di nutrizione, di immunologia e di altri argomenti. Abbiamo un documento del VII secolo che potremmo considerare come l'origine della medicina basata sull'evidenza. Come immunologo credo che la domanda della medicina basata sull'evidenza deve essere: questo può essere scientifico o non può essere scientifico? Abbiamo una database che è stato creato nel 2004 che riguarda la medicina basata sull'evidenza nelle medicine complementari alternative e una pubblicazione nell'Oxford University Press. Sono anche onorato del fatto che 7 membri dello staff editoriale sono collocati nell'Italia del Nord. Sono stato per alcuni mesi a Bologna a lavorare con l'università e ho potuto incontrare i membri italiani dell'editorial board. Qui potete vedere i nomi dei membri italiani del comitato editoriale. Minelli and Bellavita. La nostra rivista sta crescendo rapidamente, potete vedere in questo grafico la crescita degli accessi alla consultazione della rivista e questa crescita sta continuando, siamo già arrivati a 250.000 accessi alla rivista. Thank you again to the organizers. Grazie professor Cooper. Adesso la parola al dottor Carlo Maria Giovanardi, direttore della scuola Matteo Ricci, la nostra scuola, e presidente della FISA, Federazione Italiana delle Società di Agopuntura. Buongiorno a tutti. Intervengo nella doppia veste di presidente della FISA, Federazione Italiana delle Società di Agopuntura, e di direttore della scuola della Fondazione Matteo Ricci. Innanzitutto volevo ringraziare tutte le autorità italiane e straniere che sono intervenute, e ringrazio di cuore. Il mio intervento dovrebbe vertere un po' sul fatto dello stato dell'agopuntura in Italia. Io ho fatto soltanto alcuni flash. Dovremmo parlare anche un po' della storia dell'agopuntura in Italia e io credo che oggi, se voi guardate la presenza istituzionale su questo palco, ci dice lungo sul cammino che abbiamo svolto. 20 anni fa, 25 anni fa, dovevamo vergognarci di essere medici agopuntori. Operavamo un po' di nascosto. Io credo che grazie all'azione di tutti noi, di tutti voi,
di tutte le scuole, di tutte le associazioni. Abbiamo fatto un grosso lavoro in tutti questi anni e credo che siamo riusciti a conquistarci la fiducia. Una fiducia e una stima, perché credo che in questi anni abbiamo veramente dimostrato che non siamo persone con gli anelli al naso o degli stregoni, ma siamo medici che, oltre a rispettare la nostra medicina, hanno cercato di aprirsi anche ad altre modalità di approccio alla malattia e alla terapia e hanno trovato nella medicina cinese una valida complementarietà a quello che stanno facendo. Questo grosso lavoro di integrazione, questo lavoro che abbiamo fatto anche nel campo didattico all'interno della FISA, lo possiamo vedere nelle diapositive che vi mostrerò in questo momento, dove vedete un po' gli ultimi anni nella prima diapositiva, ma nell'altra vedrete ancora un maggior spazio temporale. Vedete come dal 2000 al 2005 siano cresciuti non soltanto le associazioni e le scuole, ma soprattutto gli associati e soprattutto i diplomati. All'anno scorso, al 2005, sono 2.733 i medici iscritti alla FISA tramite le associazioni e sono 1.796 i diplomati, che, ripeto, sono persone di cui noi certifichiamo il loro percorso formativo. Se pensiamo quando siamo nati, eravamo meno di 500 nel 1987 e nel 2005 siamo quasi a appunto 2.800. Questa è la forte crescita che abbiamo avuto in tutti questi anni, ripeto, grazie al lavoro di tutti noi. Ultimamente i rapporti con le istituzioni sono ottimi, io credo che ci sia una stima reciproca con le istituzioni pubbliche qui rappresentate dal dottor Giannani del Ministero della Salute, da tutti gli enti accademici e speriamo che nei prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda la regolamentazione dell'agopuntura in Italia e anche dei titoli. Questo è quello che noi ci proponiamo di fare nel prossimo venire. Concludo invece come direttore della scuola, Matteo Ricci. Avete visto scorrere prima le diapositive di 20 congressi. Siamo un po' cambiati fisicamente. Anche qui il nostro congresso, come ho detto ieri sera alla cena di gala, il successo è dovuto sempre non soltanto alla nostra opera ma alla partecipazione di colleghi come Ettore Quirico della Scuola di Torino, Giulio Picozzi, Grazia Rotolo della Scuola di Milano Medicina, di tante altre scuole che sono venute. Tutte le scuole hanno partecipato ai nostri congressi e infine anche del professor Giovanni Maciocia, che ci ha onorato sempre della sua presenza. Io ringrazio tutti e volevo soltanto ricordare, prima di chiudere, tre persone che sono il professor Oteroche, che non è più presente tra noi, la professoressa Yvonne Brosini Molar, che è deceduta pochi mesi fa, e anche il dottor Riccardo Morandotti, che mi ha preceduto in questa funzione. Grazie. Adesso il dottor Paolo Roberti, coordinatore del Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia. Signor Presidente, illustri ospiti stranieri, carissimo Presidente dell'Ordine, colleghi e colleghi, è per me un onore essere qui a rappresentare le 25 associazioni, le tre associazioni di pazienti che il Comitato rappresenta in Italia e da un anno, dall'anno scorso, presentarvi quello che è stato fatto e portarlo al vostro giudizio. Il Comitato è stato invitato dalla Commissione Europea a partecipare all'Open Forum per la Salute, invitando i vari rappresentanti di interessi collettivi, gli stakeholders, a partecipare a una discussione che ha riguardato anche le medicine non convenzionali nel novembre scorso. Per la prima volta è stato firmato un appello alla Commissione Europea perché prenda in interesse e in cura nell'inserimento del 7° piano quadro di finanziamento della ricerca e dello sviluppo le medicine non convenzionali, e questi che vedete sono i firmatari di questo appello all'Unione Europea. Cosa è stato deciso in questo all'Open Forum? Che le medicine non convenzionali devono entrare nel programma, nell'attività dell'Unione Europea, promuovere e stabilire le medicine non convenzionali come un'attività di ugual valore, che le medicine non convenzionali debbono rientrare tra i temi principali del prossimo Open Forum, che le medicine non convenzionali devono migliorare nel contesto del prossimo. Il report finale parla del ruolo delle medicine non convenzionali come importante scelta individuale
raccomandiamo che alla luce della grande aumento del medicinale convenzionale in tutta l'Europa dei 25 paesi siano promosse attività per la politica delle medicine convenzionali. Il 16 marzo del 2006 il Parlamento europeo ha votato alcuni argomenti riguardanti il prossimo programma quadro, il settimo programma quadro, e il commissario Kyprianou ha parlato di alcuni emendamenti, che sono questi. L'emendamento 145, di cui parlerò più avanti, è stato approvato, l'emendamento 55 no, cioè la notizia importante è che le medicine non convenzionali sono entrate come un importante obiettivo, argomento di molti parlamentari europei. La cattiva notizia è che non abbiamo ottenuto tutto quello per cui noi abbiamo lavorato. Cosa accade? Accade che nel settimo programma quadro, perché noi dobbiamo avere una dimensione europea, non solo internazionale, di legame con la Cina, ma della implementazione delle medicine non convenzionali tutte nell'ambito dell'Unione Europea. Il programma quadro è il programma che consente i finanziamenti alla ricerca, ivi comprese, se ce la facciamo, le medicine non convenzionali. Una visione non provinciale di questo problema ha la Fondazione Matteo Ricci, il cui presidente e tutti i consiglieri del Consiglio della Fondazione Ricci, Matteo Ricci, io voglio ringraziare per il supporto, visto che ospitano tutta l'attività logistica del Comitato e il sostegno fraterno che hanno sempre dato al nostro lavoro. Cos'è accaduto? Che il 7 maggio, cioè pochi giorni fa, la Commissione ITRE, che è la Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia, ha deliberato questo emendamento da inserire nel settimo programma quadro. Use of scientifically tested complementary alternative medicines to identify successful intervention in complementary and alternative medicine for improving the health of European citizens. Questo è già un primo importante risultato che dovrà essere portato all'approvazione della plenaria a metà giugno. Questa operazione di lobbying, che è promossa unitamente al dottor Giancarlo Buccheri, presidente della Federazione Internazionale delle Società di Medicina Antroposofica ed altri, è estremamente importante perché stiamo lavorando su un ulteriore emendamento che è sottolineare l'uso e i benefici potenziali delle medicine non convenzionali. Quindi la collaborazione che il Comitato, la Fondazione Matteo Ricci, ha stabilito da tempo con l'Evidence-Based Medicine, Complementary Alternative Medicine, il suo direttore, il professor Cooper, perché noi siamo convinti, come lui dice, che Complementary and Alternative Medicine, when rigorous, can be science. In ultimo, siamo patrocinatori e cofondatori della campagna in difesa dei bambini contro l'abuso degli psicofarmaci nei minori. Abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con il Registro degli Osteopati d'Italia e siamo stati ricevuti, su invito della dottoressa Zhang, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché la dottoressa Zhang è la direttrice del Dipartimento per le Medicine Non Convenzionali all'OMS. In ultimo, vi voglio lasciare con un pensiero di Al-Kindi, il sistematizzatore della filosofia islamica, una figura pari, potremmo dire, a quella del grande Tommaso d'Aquino, quando scrisse: «Non dovremmo vergognarci di riconoscere la verità da qualunque fonte essa giunga da noi. Anche essa ci viene portata da generazioni precedenti e da popoli stranieri. Per colui che cerca la verità non vi è nulla che valga più della verità stessa». Grazie. Grazie a Paolo Roberti, un amico Paolo che si impegna tantissimo per portare avanti l'unione delle forze di tutte le medicine non convenzionali per fare un fronte comune di collaborazione, di integrazione con le istituzioni italiane che devono confrontarsi appunto col mondo del non convenzionale. Il prossimo relatore è il dottor Enzo Tardino, giudice di Cassazione che si occupa in particolare della responsabilità medica. Ci parlerà dei rischi e della responsabilità giuridiche dell'atto medico curativo, con particolare riguardo ovviamente all'agopuntura. È una grande anomalia istituzionale e quindi politica quella di esprimere un principio di legittimazione di un'attività genericamente terapeutica e specialistica in concreto alla stregua di una qualificazione genericamente medica, prescindendo
dal riconoscimento di una nozionistica specialistica che generalmente esula dal corredo degli insegnamenti ufficiali della medicina, ma sulla cui presupposizione non può che fondarsi un qualunque concetto di colpa e di responsabilità giuridica. Io faccio parte di una sezione che si occupa, tra l'altro, di delitti colposi legati alle responsabilità professionali. Quando si discute della salute dell'uomo, non ci può essere spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione selvaggia o per le pratiche ciarlatanesche. Si vuole dire che in relazione all'atto medico in generale e a quello terapeutico in particolare, i rischi e le responsabilità non possono che essere correlati ad eventi prevedibili e colpevoli con riguardo a condotte antidoverose, commissive o omissive, in violazione di leggi, regolamenti, di specifiche discipline, oltre che delle regole di comune diligenza. Si vuole più specificamente dire che l'agente, un qualunque agente, non può essere riprovevole se non per la colpevole violazione di normative o di regole vigenti ed esigibili nel concreto di una condotta medica, generica o specialistica. E per le medicine non convenzionali, nel rispetto perciò di protocolli di consolidata acquisizione nell'ambito di quella particolare disciplina. Dove, ed è questo il fatto importante che viene trascurato e malinteso nella giurisprudenza dei giudici di merito, significa dei giudici che si occupano del fatto, dove il concetto di colpa censurabile e quindi di responsabilità in genere non può che essere correlato se non ai fondamenti culturali, cognitivi, regolamentari e specialistici di quella particolare disciplina. Non ci può essere giudice, credo non solo in Italia, ma in qualunque paese, che possa condannare un soggetto che non faccia che obiettivare la nozionistica specialistica di una, diciamo, qualificazione di cui è investito indipendentemente, questo è un concetto importante, da un riconoscimento burocratico che il paese possa dare. Ecco perché nel pensiero del Supremo Collegio di Cassazione non può mai ascriversi ad un fatto di colpevole pratica curativa l'attività di colui che si sia attenuto ad una esigibile conoscenza legata alla specificità di una cognizione specialistica. In questo quadro, la persona che riveste una sua qualificazione specialistica nell'ambito di una certa attività medica, e questo in funzione anche di un concetto elementare di garanzia sociale, salvo eccezionali cadute di colpa comune, non può temere responsabilità di nessun genere. Bisogna concludere nel senso che, ancorché l'atto curativo sia genericamente un atto medico, bisogna riconoscere che il protocollo di liceità dei risultati di una speciale attività terapeutica non può prescindere da un'ufficiale qualificazione specialistica. E questo, dicevo, indipendentemente da un formale atto di riconoscimento amministrativo o burocratico, che esula tecnicamente e specificamente da una nozione di responsabilizzazione giuridica. Ecco perché parlavo inizialmente di questa, diciamo, pregiudiziale anomalia nel nostro Paese. Io mi auguro che nelle sedi competenti si avverta e si percepisca questo ammonimento che proviene proprio, con le mie parole, da un soggetto che opera, sia pure a livello di legittimità, sul piano, diciamo, delle responsabilizzazioni professionali. Grazie. Ho il piacere di presentarvi il dottor Roberto Piperno, che è responsabile della medicina riabilitativa dell'ASL di Bologna, in particolare nell'ospedale attivo, nell'ospedale Maggiore. Il tema della sua relazione è i percorsi della medicina fisica riabilitativa,
nel paziente con emiparesi. Buona giornata a tutti, vorrei iniziare con un ringraziamento non formale agli organizzatori di questo convegno per avermi invitato e avermi consentito di portare la mia voce e il mio contributo ai vostri lavori, in particolare all'amico Umberto Massanti con cui abbiamo parlato anche rispetto agli obiettivi. I percorsi della medicina fisica e riabilitazione, mi è stato chiesto un attimo di provare a fare uno spaccato, alcuni flash su questo tema specifico in relazione ovviamente al paziente con emiparesi, che è uno dei topics di questo vostro convegno. È chiaro che parlare dei percorsi di medicina fisica e riabilitazione del paziente con emiparesi vorrebbe dire parlarne per molto tempo, quindi inevitabilmente si fanno delle semplificazioni, si fanno delle sintesi in maniera tale da poter in qualche modo mettere a fuoco un po' quelli che a mio giudizio sono i temi che si dibattono di più nell'ambito della medicina fisica e riabilitazione, soprattutto in una fase in cui in qualche modo si va delineando una linea di frattura fra medicina fisica e medicina riabilitativa, in particolare dopo l'introduzione dei LEA che ha cambiato un pochino anche le cose. Quindi questa linea di frattura si va sempre più, a mio giudizio, consolidando e quindi in qualche modo la medicina riabilitativa ha bisogno di interrogarsi e di mettere a fuoco quali sono i punti chiave, i punti centrali di una riflessione sui propri percorsi di assistenza. Allora, il paziente con emiparesi da stroke, diciamo pochissime cose, ovviamente è la più comune causa di disabilità nell'adulto, con un'incidenza superiore a 200 casi per 100.000 abitanti e con un elevato consumo di risorse della medicina riabilitativa, perché circa la metà dei pazienti che sopravvivono si ritiene abbia bisogno di riabilitazione. Il paziente con stroke, l'emiparesi insiste in acuto intorno fra il 73 e l'88%, quindi diciamo intorno all'80% dei casi, che si riduce a meno della metà, 6-12 mesi, come sintomo di accompagnamento. L'autosufficienza ugualmente in acuto è molto bassa, un 12%, a 6 mesi invece raggiunge quasi la metà dei casi, 47%. Se consideriamo il cammino indipendente a un indicatore funzionale di pregio, come normalmente siamo abituati a fare, vediamo che poco meno del 30% lo raggiunge entro una settimana e entro 12 mesi il 78% dei casi raggiungono un cammino indipendente, però solo il 50%, la metà dei casi, riescono ad arrivare a un livello di cammino utile per vivere nella comunità, quindi non solo limitato al domicilio, e solo il 30% raggiunge un cammino con una velocità che è confrontabile a quella dell'età. Allora, il problema di questi cambiamenti che avvengono, in questi miglioramenti, è stato lungamente dibattuto. Per lungo tempo ci si è interrogati se l'intervento della riabilitazione sia efficace nell'indurre un cambiamento. E il dibattito viene fotografato molto bene dal titolo di questi due articoli che sono comparsi nello stesso numero di Archives of Neurology nell'89, in maniera polemicamente affiancata ovviamente, dove in uno si dice che i programmi di riabilitazione non migliorano l'outcome e nell'altro i programmi di riabilitazione migliorano l'outcome. Quindi se vogliamo ampliare una data di partenza di un dibattito che via via ha tentato anche di accumulare delle evidenze, possiamo prendere questa data di riferimento. Che cosa abbiamo in qualche modo portato a casa, acquisito nel tempo? Nel tempo alcune evidenze relative a quando iniziare la riabilitazione del paziente con emiparesi in esiti di stroke. Il quando ci dice il prima possibile, nei primi 6 mesi, si ha la massima efficacia. Dopo 6 mesi vi sono invece scarse evidenze che la rieducazione motoria possa migliorare i deficit. Dopo un anno ci possono essere piccoli miglioramenti della mobilità, però sembra non riescano a essere mantenuti sostanzialmente, quindi sono da questo punto di vista estremamente poco efficaci. Quanta fisioterapia, quanta riabilitazione deve essere fatta? Su questo c'è un pochino più di coerenza. Ci sono piccole ma significative evidenze che maggiore intensità di riabilitazione inducono risultati migliori a lungo termine. Quindi c'è un effetto dose dipendenza in qualche modo della fisioterapia, dell'esercizio terapeutico nel paziente con emiparesi da stroke.
cosa, e qui cominciano le dolenti note, perché in realtà così, in maniera molto, messo le date in maniera molto visiva per avere un quadro immediatamente percepibile, se nel 90 si diceva che non importa tanto il tipo di trattamento quanto il fatto che il paziente riceva qualche tipo di fisioterapia, vediamo che questa, come dire, incertezza circa l'utilità del cosa, o quantomeno la nostra capacità di distinguere su uno specifico approccio terapeutico versus un altro specifico approccio terapeutico, non è di molto migliorata negli anni, perché arriviamo fino al 2001, al 2003, in cui continua a esserci nessuna evidenza che un qualsiasi approccio terapeutico sia migliore di un qualsiasi altro, ma che in generale la fisioterapia fa bene. Potremmo aggiungere anche le linee guida della SPRED, le ultime del 2005 italiane, che confermano ancora questa indicazione. Quindi di fatto il problema fondamentale è che di tante proposte terapeutiche che noi abbiamo, di tipo neuromotorio piuttosto che educativo, piuttosto che esercitativo, altro eccetera eccetera, non abbiamo nessuna sostanziale evidenza che l'una rappresenti un vantaggio rispetto all'altra. L'evidenza che possiamo mettere in fila in qualche modo ci dice solo che c'è un effetto positivo di personale esperto, che esiste un effetto precario della precocità e della intensività, e che ognuno dei metodi disponibili in fisioterapia e terapia occupazionale migliorano lo stato funzionale del paziente. In realtà, come è stato detto da un autore anglosassone, l'evidenza disponibile oggi ci permette di dire solo poco più che la riabilitazione fa bene, iniziare il prima possibile meglio, un intervento più aggressivo è preferibile. Vi rendete conto che sono tre affermazioni sicuramente importanti, ma, come dire, ancora un po' troppo generiche nella loro come dire, utilità. Un ulteriore elemento di riflessione che si pone dopo il 2001, con l'introduzione e la diffusione del modello tassonomico dell'ICF, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che distingue menomazione, attività e partecipazione come le tre dimensioni che prima erano conosciute come menomazione, disabilità e handicap, sappiamo che i miglioramenti dell'impairment, cioè della menomazione, non sono legati in modo inequivoco ai miglioramenti della disabilità. E quindi un obiettivo del futuro è stato ben indicato, è capire se sia più efficace una strategia terapeutica orientata alla menomazione, cioè sul sintomo, o una strategia terapeutica orientata alle attività, quindi in buona sostanza alle capacità della persona di essere di esprimere delle abilità funzionali nell'ambiente in cui vive. Ultima domanda che si pone è: dove la riabilitazione? Abbiamo visto cosa, quanto, quando. Il dove, su questa cosa ci sono un po' più di certezze. Sappiamo almeno con buone evidenze che il modello di assistenza in fase acuta è quello della stroke unit, ormai in qualche modo consolidato. Si sa che una stroke unit riesce a ridurre decessi, istituzionalizzazione e dipendenza in misura sensibile rispetto a aree ospedaliere di tipo internistico in senso lato, geriatrico in senso lato. Però il modello stroke, anche qui cosa intendiamo per stroke unit? Qui a Bologna stiamo costruendo un percorso che dalla stroke unit ospedaliera va su tutta la continuità di reti sul territorio, quindi questo è un tema abbastanza caldo per me dal punto di vista dell'esperienza che stiamo conducendo. Però in generale si possono distinguere due modelli di stroke unit, una, come dire, un'area per acuti, pochi giorni di degenza, sostanzialmente un'area di valutazione più o meno intensivistica, oppure un'area di riabilitazione dedicata allo stroke, oppure ancora una sintesi dei due modelli, un'unica area di servizio che integra un'area di valutazione per acuto e un'area di tipo riabilitativo. In una stroke unit dovrebbero esserci interventi specifici, mobilizzazioni precoci, riconoscimento precoce, trattamento aggressivo delle complicanze, lavoro per team multidisciplinari e riabilitazione, che è inteso come un processo complesso che non è sinonimo di fisioterapia. In realtà non sappiamo ancora esattamente che cosa ci sia nella black box, stata chiamata così, di una stroke unit che sia efficace. Sappiamo che è efficace, ma analizzare quali siano gli elementi di efficacia non è un'operazione che ancora è stata completamente risolta. Sappiamo anche che il tempo di degenza ospedaliera non coincide col tempo riabilitativo del paziente con emiparesi, che si prolunga di molto. Sappiamo però, alcune evidenze ci hanno detto, che l'outcome funzionale a 6 mesi dipende meno dalle risorse tecnologiche e organizzative della stroke unit, quanto più dal fatto che si adegui a linee guida
e quindi abbia un certo processo di assistenza. E sappiamo ancora una cosa piuttosto discussa questa, sull'efficacia o meno del paziente anziano, grande anziano, oltre 85 anni, sappiamo che anche il paziente con più di 85 anni può ottenere dei vantaggi funzionali comparabili a un paziente con età inferiore, anche se in una misura percentualmente ridotta, però non in maniera marcatissima. Dalla stroke unit l'uscita verso ovviamente le stroke rehabilitation, quindi la degenza riabilitativa che può essere di tipo intensivo o estensivo, secondo le linee guida del 98 del Ministero della Sanità, dove verso, visto che abbiamo visto una certa efficacia della quantità di rieducazione, quindi una dose di dipendenza, chiaramente la scelta privilegiata è verso la riabilitazione di tipo intensivo. Evidentemente sul paziente molto anziano, con un'elevata comorbidità o con altre problematiche associate e complesse che fanno sì che non possa sopportare un intervento di tipo intensivo, la preferenza andrà verso un percorso di tipo estensivo intermedio. Una cosa interessante che alcuni studi hanno messo in evidenza è che un'uscita diretta dalla stroke unit verso il domicilio supportato da un intervento specialistico multidisciplinare sul domicilio ben coordinato è un'alternativa accettabile alla degenza riabilitativa, ovviamente quando c'è una rete familiare in grado di sostenere una cosa del genere, e quindi si può essere un'uscita anche direttamente da una stroke unit o un'area acuti verso un domicilio supportato con questi modelli. Vedete che in tutti gli studi citati c'è un uguale outcome, però con una riduzione di durata di degenza sensibile, e questo in tempi in cui i costi della spesa ospedaliera sono abbastanza importanti, non è un elemento da sottovalutare. Della cronicità, quindi nelle fasi successive ai 6 mesi, un anno, anche qui ci sono poche cose però interessanti. La cosa più interessante è che c'è un'indicazione in qualche modo precisa, un intervento ambulatoriale o domiciliare quando c'è un deterioramento funzionale del paziente, delle sue abilità, e che un'interrogabilitazione domiciliare in condizioni di deterioramento graduale riduce il rischio di morte o deterioramento. Però, come dire, circa 13 pazienti devono essere trattati per prevenire un peggioramento evitabile. Questa è la conclusione che è stata fatta. Alcune brevi informazioni sono in conclusione sulla situazione in Italia. In Italia, secondo lo studio ICR Quadro, che è stato condotto, uno studio osservazionale policentrico, condotto nel 2002, il tempo medio di attesa fra l'ictus e il ricovero riabilitativo è di 26 giorni. Quello da notare è che circa un terzo vi accede già entro i primi 14 giorni di riabilitazione, ma un terzo vi accede solo dopo 28 giorni, quindi vediamo che è una situazione molto diversificata rispetto all'ottimo che avevamo visto in precedenza. Un altro elemento è che la durata media della degenza è di 52,9 giorni contro 32 giorni negli USA e 37,4 giorni in Danimarca, c'è una notevole sproporzione. Ahimè, temo in qualche caso, condizionata anche dal fatto che le modalità di pagamento per la degenza di riabilitazione, giornata di degenza, che dopo 60 giorni viene abbattuta del 40%, e quindi questo in qualche modo rende ragione del perché la media si avvicini ai 60 giorni. L'intensità media della rieducazione, negli studi nordamericani viene indicata in 92,4 minuti DIE nel regime intensivo, ma in Italia è molto differente, perché è legata anche alla specificazione di codice 56 o codice 60, vale a dire riabilitazione intensiva e riabilitazione estensiva. Nell'intensiva noi abbiamo uno standard di almeno 3 ore di rieducazione specifica per il paziente, nell'estensiva uno standard da 1 a 3 ore. E questo è un po' molto brevemente, a flash, alcuni elementi della situazione italiana. Ho richiamato qui la dichiarazione di Helsingborg del 95, che dava gli obiettivi per l'anno 2005, ricordo che siamo nel 2006, e gli obiettivi per l'anno del 2005, fra gli obiettivi ce n'erano due che dicevano: più del 70% dei pazienti dovrebbero essere indipendenti dall'attività di vita quotidiana 3 mesi dopo lo stroke, e il 6, i servizi di riabilitazione dovrebbero essere forniti da un team interdisciplinare esperto nella gestione dello stroke. Ora, temo che in realtà in Italia siamo ancora abbastanza lontani da questi obiettivi. Grazie. Invito adesso il dottor Sotte, direttore della nostra rivista, Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese, che ci farà una relazione sulle nuove iniziative editoriali della Fondazione Matteo Ricci, la Rivista Italiana,
online e la collana di testi di agopuntura e medicina tradizionale cinese. Questo mio intervento vuole semplicemente presentare le nuove attività editoriali della nostra fondazione. In primo luogo la rivista italiana di medicina tradizionale cinese, che viene rinnovata completamente nella nuova versione dell'anno in corso, il 2006. Questa rivista sarà disponibile online e quindi sarà possibile attraverso la rivista ottenere direttamente online tutte le informazioni relative appunto al lavoro che stiamo facendo. Come sapete, la nostra rivista è una rivista che è stata fondata ormai 22 anni or sono. È stata fondata 22 anni or sono e per 22 anni ha continuato la sua attività con tutta una serie di collegamenti, soprattutto internazionali. All'inizio fu anche l'edizione italiana della Revue Française de Médecine Traditionnelle Chinoise e dal 1990 la nostra rivista è l'edizione italiana del Journal of Traditional Chinese Medicine, che si stampa a Pechino a cura dell'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di Pechino. Fino ad ora siamo riusciti a editare 103 numeri, quello attualmente in edizione è il numero 104 praticamente, e in questa occasione, appunto col numero 104, apriamo la nuova versione della rivista. Questa rivista appunto sarà disponibile online, questa è la prima novità, per cui potrà essere scaricata direttamente dal sito all'interno dei vostri computer. L'altra novità è che per quanto riguarda invece il cartaceo, la rivista verrà spedita in due numeri annuali, il primo verrà spedito normalmente a giugno e comprenderà i numeri 1 e 2, perché come sapete la nostra rivista è trimestrale, e il secondo verrà spedito invece a dicembre e comprenderà i numeri 3 e 4. Ovviamente, come per il passato, continueremo con tutto il nostro lavoro relativo ai quaderni di medicina naturale, che sono dei quaderni monografici che comprendono argomenti monografici di medicina tradizionale cinese e sono giunti ormai al 27° quaderno. L'altra grossa novità che vorrei presentare è quella della nuova collaborazione che abbiamo attivato con la casa editrice Ambrosiana. Noi già in passato come fondazione, singolarmente come singoli attori, abbiamo avuto collaborazione con tante case editrici in Italia e abbiamo senza dubbio lavorato molto per portare la conoscenza della medicina tradizionale cinese anche attraverso una discreta attività editoriale. Abbiamo collaborato con la UTET, con la casa editrice Tecniche Nuove, con la Masson, abbiamo collaborato con la Red Edizioni e abbiamo ovviamente già collaborato con la CEA. Questa occasione però è particolare perché un nostro lavoro iniziato con la UTET nel 1992, cioè il Trattato di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese, trova una nuova edizione appunto che sarà edita dalla CEA. Troverete a questo punto, ve l'avrei fatti vedere, ma visto che non troviamo il file, li potete trovare direttamente nello stand della CEA, i primi due volumi di questa collana. Il primo volume parla dei fondamenti della medicina tradizionale cinese e il secondo di semeiotica cinese. Questa collana, che fa parte appunto di questo nuovo trattato, comprenderà tutta una serie di altri volumi che ancora sono in fase di elaborazione, uno sull'agopuntura cinese che uscirà nel prossimo autunno e poi dietetica cinese, farmacologia cinese, clinica ed un volume sullo shiatsu. Quali sono le caratteristiche di questi volumi? Ma per quanto riguarda i fondamenti, senz'altro quello di dare in primo luogo un grosso rilievo alla conoscenza dei principi della medicina tradizionale cinese a partire dai principi della cultura cinese. Quindi c'è una grossa attenzione a questo aspetto. L'altro aspetto è quello della terminologia medica, e cioè una grossa attenzione a sviluppare anche un approfondimento della terminologia medica, e l'ulteriore aspetto è quello di essere questo testo, soprattutto dal punto di vista della diagnostica e dei principi di terapia, l'esito dell'applicazione dell'esperienza di 20 anni di didattica all'interno della nostra scuola e dei 20 anni di pratica clinica dei vari autori. Il secondo volume, quello di semeiotica, che anch'esso è già disponibile fin da oggi, presenta invece soprattutto un'analisi dettagliata di due aspetti della semeiotica tradizionale cinese, e cioè la semeiotica del polso e la semeiotica della lingua.
con un ricchissimo atlante di lingue commentate che permette, tra virgolette, di entrare direttamente all'interno del clima della diagnostica. Io concluderei a questo punto qui semplicemente dicendo che il motivo che ci ha spinti in questo senso a lavorare in ambito editoriale sia con la rivista come con le case editrici è senza dubbio stato quello di avviare un dialogo fecondo con una cultura diversa come quella medica cinese, non dimenticando ovviamente però le nostre radici. Le nostre radici sono quelle della medicina occidentale. Io credo che questo sia il principio al quale ci siamo sempre ispirati, l'obiettivo è quello di integrare nella maniera sempre più profonda queste due medicine. Vi ringrazio.